Matteo, è stata un arrivo lungo, diciamo così, no? Nel senso che hai fatto tutto il rodaggio, hai deciso di venire qui in prova, poi la prova è andata, fra virgolette, bene. Lo staff ha sempre detto di aver apprezzato molto questa tua disponibilità nel metterti in discussione all'inizio. Perché questa scelta? Innanzitutto buongiorno a tutti, dato che è la mia prima conferenza qui. E questa scelta è stata fortemente voluta da me già durante lo scorso anno. Ridendo e scherzando con il mio procuratore, dicevo, voglio cercare di fare il meglio che posso, mi piacerebbe andare a Vicenza il prossimo anno. Quando si è presentata questa opportunità non potevo lasciarmela sfuggire e quindi preferito anche assumermi un certo rischio, però giocarmela e vedere come andava, insomma, perché secondo me ne valeva la pena. Perché Come mai proprio Vicenza? Forse l'hai scelto già l'anno scorso addirittura. è una piazza che mi è sempre stata, a me piace comunque la piazza calda, diciamo, una piazza di calcio, e qui sicuramente in queste parti è sicuramente una piazza ottima. E oltre ad essere per me vicino a casa, dato che sono di Castelfranco, era una soluzione ideale anche per il momento della società e sono molto contento di essere qui oggi. Per te, dopo gli infortuni che hai avuto nel 2018, eccetera, potrebbe essere anche un nuovo trampolino di lancio, Vicenza, in questo senso? Beh, sicuramente io ho bisogno di rilanciarmi da un punto di vista professionale. E ovviamente la parentesi dell'anno scorso mi è servita molto perché nonostante i primi 6 mesi non avessi avuto squadra, fortunatamente sono sempre stato bene, ho cercato poi di farmi trovare pronto a gennaio e ho avuto l'opportunità al Fano che sono stato molto contento di cogliere, ho cercato di sfruttare nel migliore dei modi. E sono stato contento appunto di dimostrare già l'anno scorso come stavo e soprattutto la mia professionalità, perché comunque arrivare dopo 6 mesi in cui uno è fuori comunque non è facile farsi trovare pronti. Quindi diciamo che da parte mia c'era questa voglia un po' di rivincita, di dimostrare che io stavo bene, al di là del giocatore che poi ho piacere o meno. Però volevo appunto dimostrare che dal punto di vista fisico e professionale ero al 100% e penso di esserci riuscito. E sicuramente se oggi sono qui è perché mi sono fatto trovare pronti per la situazione e cercherò di fare lo stesso questa opportunità, insomma. Ti senti pronto per disputare un campionato da vertice come quello che vuole fare Vicenza? Assolutamente in Lega Pro ho avuto la fortuna, sono stato fortunato, ho avuto sempre la fortuna di disputare dei campionati per vincere, quindi sicuramente anche qui le ambizioni sono alte e combaciano con quelle che sono le mie ambizioni. Quindi ti giocherai il posto con un altro terzino sinistro di valore, concorrenza importante, però insomma, dite sempre che è una cosa stimolante, no? Assolutamente, adesso penso che la concorrenza porti a migliorarsi ed è quello per cui siamo qui. Alla fine ogni persona penso che ambisca a diventare migliore come persona, come calciatore e non c'è nulla di meglio se non avere una concorrenza e quindi sono pronto, questa cosa non mi spaventa, anzi mi stimola a farmi trovare sempre pronto. So che la concorrenza è alta, ma non è il mio ruolo, penso in tutti i ruoli ci sia concorrenza e quindi questo fa parte di una società come Vicenza che appunto ha delle ambizioni alte ed è normale che ci sia concorrenza. Sulla scelta del numero sei legato al fatto l'11 tipicamente a sinistra, diciamo così. Sì, l'avevo già preso in un'altra esperienza e comunque mi era piaciuto. Quando c'è stata l'opportunità l'ho preso volentieri, è un numero che mi piace particolarmente e ci sono affezionato e sono contento di aver preso l'11. Nel senso appunto che magari fin da ragazzino, mancino, lo usavi, è un Sì, numero che ti... mi è sempre piaciuto, diciamo, partecipare alla fase offensiva anche da terzino. Ovviamente nel settore giovanile magari ho avuto l'opportunità di giocare più avanti, poi con gli anni sono passato a fare il terzino, però è sempre rimasta in me questa caratteristica comunque di essere un terzino a cui piace attaccare, piace dare il suo contributo in fase offensiva e quindi sono contento di questo numero, è un numero che mi sta simpatico, mi piace, mi stimola.
anche il cross abbiamo già visto in amichevole, corner, da qui è nato anche il gol, anche l'ultimo amichevole. Speriamo che non resti solo nell'amichevole, di riportarlo poi quando conta di più, diciamo. Tu a Fano hai fatto anche l'esterno di centrocampo? Abbiamo giocato per gran parte della stagione 3-5-2, come anche mi era capitato in passato, di giocare con modulo a 5 a centrocampo. Ovviamente sono più adatto a fare il quinto che non il terzo di difesa. Mi era capitato anche di giocare più avanti o magari a partita in corso, ed è una caratteristica che mi tengo utile, perché fa comunque comodo dare delle alternative. E detto questo, sono a disposizione del mister. Se mi dai guantone gioco pure in porta. Qualcosa mi vede. Senti, delle esperienze tu hai fatto sia Lega Pro che Serie B, Juve Stabia, Pro Vercellica, Perugia, Lecce, hai fatto i playoff. Ce n'è qualcuna che ti è rimasta, tra quelle passate, che ti è rimasta per qualche motivo particolarmente a cuore o a cui sei legato? Sì, sono rimasto particolarmente legato probabilmente a Perugia, perché era la mia prima esperienza, e comunque c'è un grande divario tra quello che è il calcio della primavera a quello che poi è il salto dei professionisti. E devo dire che c'è sicuramente, essendo che c'è appunto un grande divario, non è facile fare subito il salto, e Perugia mi ha aiutato molto in quello che è stato appunto questo passo, e mi ha fatto sentire subito giocatore, e questo penso che sia la cosa più importante, la fiducia che mi hanno trasmesso, che mi è servita molto negli anni poi a venire. Quindi le esperienze a cui sono più legato sono sicuramente Perugia e poi Lecce, perché è comunque una bella piazza in cui mi sono divertito, è un ottimo posto in cui fare calcio ed è una società che merita di essere dove è oggi. Senti, Vicenza appunto punta in alto, tu nella tua testa, sensazione, ti sei fatto un'idea di chi potrebbe essere l'avversario con cui confrontarsi più duro a livello di squadra? Ma secondo me noi dobbiamo pensare, il nostro avversario siamo noi, nel senso che dobbiamo concentrarci su di noi, cercare di tirare fuori il meglio da quello che è la nostra squadra tramite le indicazioni del mister e mettendoci a sua disposizione, e poi vedremo quello che ci dirà il campionato, perché sulla carta ho visto in questi pochi anni che conta poco quello che si ha sulla carta, conta poi quello che si fa la domenica, conta come la squadra dà continuità ai risultati, e questa è la cosa importante, quindi è solo il campo sarà poi a parlare. L'anno scorso nella partita che il Fano ha giocato qua è stata la tua prima volta al Menti da avversario? Ero già stato al Menti qui da avversario anche sicuramente con la Pro Vercelli. Però in campo da titolare? No, da titolare no. Da titolare no. Che effetto ti ha fatto il Menti da giocatore? Ero appunto legato da questa cosa, che parlavo con il mio procuratore e dicevo voglio fare una bella partita perché l'anno prossimo mi piacerebbe essere qui. Diciamo che non è andata nel migliore dei modi in quell'episodio lì, perché abbiamo perso 2-0. È stata la famosa partita dell'alleluia in curva. Perché... Sì. Però diciamo che è stata una bella emozione comunque per me, comunque tornare verso casa e giocare magari davanti a parenti, perché gli anni scorsi ero sempre stato più lontano, e quindi qui ho avuto la possibilità di giocare magari con la ragazza e i parenti. Quindi quest'anno verranno spesso a vederti? Quest'anno fanno l'abbonamento, no? Spesso. A proposito di questo, ti chiedo una curiosità. Tu sei di Castelfranco, come un allenatore che è di Castelfranco, che qui ha scritto pagine importanti, che è Francesco Guidolini. Questo discorso di venire a Vicenza, eccetera, per caso è legato in qualche modo? Tu eri un bambino quando il Vicenza ha vinto la Coppa Italia, perché avevi credo 4 anni, se non sbaglio, fino al 93. Sì. Ma c'è in qualche modo un... Conosco bene Guidolini e conosco bene anche la sua storia, diciamo. Lo vedo sempre che passa in bicicletta davanti a casa mia, perché è sempre in bici. E quindi avevo degli amici in comune, conosco bene la sua storia e sicuramente so che in che modo lui è legato al Vicenza, insomma.
O tu non sei mai stato da bambino al Menti a vedere il Vicenza? No, ho giocato contro il Vicenza ovviamente nei campionati giovanili, così, sì, avevo anche degli amici che giocavano per Vicenza, quindi sono sempre stato, diciamo, in contatto con questa realtà, però non ho mai giocato, non ho mai fatto parte di Vicenza nelle giovanili. Cioè. No, ti devo seguire, magari sei venuto allo stadio a vedere una partita. Sì, sono venuto allo stadio, ogni tanto mi capitava di venire allo stadio con mio padre, sono venuto un po' di volte da piccolo, sì, a vedere qualche partita. Bene. Posto. Grazie.